Marco Tullio Cicerone nacque nel 106 ad Arpino, nel Lazio meridionale, da famiglia di ceto equestre. Cicerone era un homo novus, un uomo nuovo alle cariche pubbliche, dato che nessuno della sua famiglia prima di lui aveva occupato un posto nella gerarchia politica di Roma. Nonostante le origini non aristocratiche, Cicerone ricevette un'ottima educazione. Trasferitosi a Roma, si applicò allo studio dell'eloquenza e ricevette un'eccellente istruzione anche di lingua, poesia e cultura greca, come tutti i membri della classe dirigente della sua epoca. Negli anni delle guerre civili tra Mario e Silla, tra l'87 e l'82 a.C., egli perfezionò gli studi di diritto e nell'80 esordì come avvocato. Dal 79 al 77 a.C. soggiornò in Grecia per completare i propri studi retorici e filosofici. Rientrato in Italia nel 77 a.C., nel 76 divenne questore in Sicilia e, grazie alla sua onesta amministrazione, si guadagnò la stima degli abitanti dell'isola. Anche per questo, pochi anni dopo, nel 70, questi gli affidarono una causa contro Verre, già governatore della Sicilia, che si era reso noto per le sue innumerevoli spoliazioni e la sua crudeltà. Sull'onda del successo ottenuto nel processo contro Verre, Cicerone proseguì nella sua carriera politica e fu eletto console nel 63 a.C. Mentre ricopriva il consolato, si verificò un episodio che segnò profondamente la sua carriera. Cicerone sventò la congiura di Catilina, facendo condannare a morte i principali responsabili. Questo attirò su di lui le ostilità dei populares, in particolare di Publio Clodio, appoggiato da Cesare. Clodio, in qualità di tribuno della plebe, fece promulgare una legge che puniva con l'esilio qualsiasi magistrato che avesse mandato a morte cittadini romani senza processo, esattamente come aveva fatto Cicerone da console con i Catilinari. Era una legge ad personam e Cicerone, non appena comprese il pericolo, andò in esilio in Grecia, mentre la sua casa fu saccheggiata dalle bande di Clodio e poi sequestrata. Nel 57 a.C., richiamato in Italia per volere di Pompeo, l'oratore riprese la sua attività di politico e di avvocato, favorendo tra l'altro il riavvicinamento tra Pompeo e il partito senatorio.